E oggi siamo qui in protesta per la questione delle convenzioni boschive che anche quest'anno non verranno attuate a favore dell'acquisto di 90 droni dalla parte della Protezione Civile, della Forestale e della Regione Sicilia, che metteranno in campo questi droni a posto dei Vigili del Fuoco e passeranno gli appalti ai privati. Noi come Vigili del Fuoco sappiamo che le criticità non sono indifferenti per le carenze di organico che abbiamo, gli interventi di soccorso rimarranno ai Vigili del Fuoco, pertanto le convenzioni boschive, le 21 squadre che dovevano essere aggiunte al dispositivo di soccorso nel periodo estivo, secondo la nostra opinione sono fondamentali, pertanto non si può scindere da levare le squadre aggiuntive per il soccorso tecnico-urgente a favore di altre convenzioni. Pertanto chiediamo alla Regione Sicilia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di fare chiarezza su questa situazione. Oltre a questo verranno anche dismesse le convenzioni nei presidi autostradali per anche queste passare ai privati. Gli interventi, ripeto, rimarranno sempre ai Vigili del Fuoco, le criticità che esistono non sono indifferenti, mancano 300 unità nel territorio siciliano, chiediamo le nostre economie, vogliamo che vengano elargiti buoni pasto da 7 mesi in arretrato, vogliamo essere rispettati come Vigili del Fuoco, il dispositivo di soccorso è indispensabile, pertanto noi come USB Vigili del Fuoco Sicilia rimarremo sul pezzo fin quando non avremo risposte esaustive. Parliamo di convenzioni regionali, pertanto nel pomeriggio avremo un incontro con il reggente della direzione regionale, l'ingegner Vallefuoco, e ci auspichiamo di avere delle risposte esaustive in merito per tutta la Sicilia. Avremo questo incontro con il reggente della direzione regionale Sicilia, ci auspichiamo di avere notizie esaustive in merito perché i Vigili del Fuoco sono indispensabili, territori ad alto rischio sismico, idrogeologico e incendi. Ci vogliono le risorse messe in campo non quando scatta l'emergenza ma in maniera perpetua. Ci sono 7 mesi di arretrati, le mense non delle sedi centrali ma dei distaccamenti sono state dismesse completamente, pertanto i lavoratori rischiano di non usufruire del pranzo o della cena nelle ore di servizio, perché se sono fuori per intervento non possono usufruire di questo pasto sia al pranzo che alla cena, ripeto, pertanto è una situazione veramente più insostenibile. Per far ripartire le assunzioni bloccate a causa Covid nel 2020, ci auspichiamo che entro l'anno aumentino i costi di formazione per l'entrata di nuovi Vigili del Fuoco che darebbero manforte alle carenze di organico. Saremo sempre sul pezzo per garantire alla popolazione e ai Vigili del Fuoco stessi sicurezza e tutela.